Allora, oggi andiamo a trovare un signore che attualmente è la persona più anziana di Volano. È nato addirittura quando qui eravamo ancora una minoranza nell'impero austro-ungarico. Ecco, allora. Madonna, quanta gente è arrivata! Da dove vieni tu? Carlo è nato nel. L'11 del 1918, oh, eravamo sotto i tedeschi, io sono nato sotto i tedeschi, va bene? Sotto l'Austria, c'era l'impero austro-ungarico allora, e io sono nato di gennaio e il 4 novembre è terminata la guerra. Come ha vissuto il primo periodo della Prima Guerra Mondiale? Come ho vissuto, caro, in una carosella, ero in una cantina, ero in un cantina a vivere, perché lo si viveva in cantina, su una carosella lì, in mezzo ai topi. Sai quelli topi zozzi? Sì. Ecco, per dialetto. Quello ho vissuto lì, per 11 mesi, perché io la guerra. Prima. La seconda se la ricorda? La seconda guerra Non direi. mi sono, beh, la seconda guerra sono stato via 7 anni. 7 anni ho fatto. Sono partito qua del 39, scendai assieme a Torino e sono io a casa a ottobre, al 26 di ottobre, 25-26 del 45. Prima volevo parlare del 29. 29 che è una carestia come adesso, peggio da adesso. Perché La qua grande da crisi. noi, no, nelle vallate, che sta gente anche qua del Trentino, no? Che sono andati in Australia, i più tanti sono andati in Argentina e in Brasile. Parecchi anche da Volano sono andati in Australia, i Ravishu, non so, la stessa Yadami, è nati in Australia. In Albania ha fatto, dunque, ricordarsi le date, insomma, circa 2 anni d'Albania e uno e mezzo d'Africa. Pensate che periodo, ragazzi, durante la prigionia, che Del periodo è 40 duro? è venuta fuori la guerra, del 40 a maggio mi sembra, no? Io del 39 ero a Torino, ero in un magazzino dove c'erano i stampati. La notte cominciavano a bombardare i francesi a Torino e da lì è venuta la guerra. Allora lì ci siamo partiti e siamo andati sul fronte, a Pico San Bernardo, quello è il confine tra la Francia e l'Italia, in un forte. Con i cannoni avevamo i 145, avevamo, e si sparava sul traversetto, un forte francese traversetto, che poi quei accoppa, muccio degli italiani accoppa. Quando che sta un po' di calma, che pareva che la Francia ormai l'avesse cascata, era caduta, no? E partì bersaglieri, e nai fuori, circa 600-700, morti tutti, mitragliati tutti, robe da pazzi. E dopo da lì sono andato in Jugoslavia. Prima a Trieste, perché sembrava che sia fuori la guerra con la Jugoslavia. Siamo andati a Idušena, là in attesa di ordini. Dopo ho avuto gli ordini di rientrare. Da Torino la metà doveva andare in Albania, allora hanno fatto la conta. E io ero fra quelli della conta, no? Eravamo tre batterie, il reparto, no? Il reparto comando, dove ero io che avevo il telefono per le mani, no? Su a 1.300-1.400 metri, insomma, eccolo. Vi conto un particolare, questo qui, resta nella memoria, questo qua, ho preso paura, ma tanta paura. Io ero dentro i telefoni, nella tenda telefono, assieme a uno de Vicenza. E un bel giorno noi ci davamo il cambio a portare il pane e vino all'ora del pranzo da distribuire. Un bel Ufficiali. giorno è mancato 6 razioni di vino, che ho cioè io 34 anni prima di venire con De Vim, teniamoci bene. Il capitano mi dice, non so se fa, devo fare il rapporto, gli devo fare, manca il vino, e altri reclamano, su quel tesalio. Diciamo, l'altro, il capitano della batteria, dice, succede questo, ma esatto, deve andare questa sera alle batterie, dice, a farsi dare il vino, 2 litri di vino che mancava. Tu vai alle batterie distanti 3-4 km, no? Con tutte le rocce da camminare, c'era neve alta così, con le buse e tutto quanto. C'era quella che urlava la notte, c'è cioè, i lupi, oh, cioè, urlava dalla fame, oh, cioè, ma di notte così. Insomma, arrivò alla batteria,
una paura tremenda, la rigotera, ma si fa la rigotera. Ho detto al capitano, la via della battuta, guarda che mi sto qui, non vado più, ho detto no, guarda, abbatemi a Mirdi, fammi questo piacere, è per tuo bene, perché se no vai a finire male, per il tempo di guerra, dice, no? Ma dico, come si fa ad andare lì a queste condizioni, capire bene, potevano mandarmi qualcuno, insieme a farmi compagnia, no? Niente. D'ogni modo, sono rientrato, dopo sono rientrato la sera stessa. Tipo, fino a quando ero tutto bagnato, no? E mio socio lì, de Vicenza, lì a preparare un focolaio lì, no? E lì mi sono asciugato un pochettino. E il giorno dopo, nera, mi chiama il maggiore del comando, no? E là, dice, aveva dato 10 giorni di prigione e dopo fuori dei sentinelle la notte. Sacra mia, quando sono smontato dalla guardia, la mattina dopo ho un rapporto, 3 volte sono andato al capitano. Niente, un bel giorno è partita la macchina, è andata a Tirana a tor medicinale, compare Bella, sono saltato sulla macchina, che era il colonnello a Tirana, e lì mi sono presentato, e gli ho spiegato la storia. Vada tranquillo, dice, vada su che pensiamo noi, no? Ma dice, ma date 6 anni di prigione, perché no, se puoi presentarsi, se dopo no, fa niente, non fa niente, ma fa una gandilla su, no, eh? E io su ne vera gli ha portato sull'autobus la potrei dire gli ha ciappato il maggiore l'era maggiore napoletano che era sta ferita in tempo di guerra qui l'abbiamo morta perché mi diceva tedesco guarda che bianco e rosso che sei brutto tedesco mi diceva ma butta la pistola qui sicuro 2 minuti o pensai ai miei genitori a casa se mi ero a vita sola devi vedere una pacca rivoltella aveva deciso ma i genitori pensare alla famiglia più che altro ma 2 minuti la pistola così mi ha scherno sotto la tenda di Alpini, proprio dove mi telefoni, no? Centralini. Beh, no, beh, e dopo a un certo punto ha tirato per te e lei è partita. Gli ha morto tutti gli ufficiali con lui perché era matto, no, cioè, subito che era male, sta ferito in tempo di guerra. Dall'Albania siamo venuti a Napoli e lì siamo stati alla casa de Reale, Reale, vicino a Caserta, dove c'era il Palazzo Reale anche. Eravamo nelle scuderie dove c'erano i cavalli a dormire, nelle scuderie del re, va bene? In terra. E là c'era la cavalleria leggera, no? Qui era via in Africa. Noi dovevamo andare a raggiungere questo reparto in Africa perché era decimato, all'Alamein, decimato proprio era, non c'era nessuno, dovevamo andare noi. Venuto gli ordini di andare in Sicilia, a Marsala, a fare la guardia costiera. E che era incrociatori, 30 anni Cirinò, che gli sono incrociatori, sbarriva a 20 km più di noi, tipo Vallenarte. In ogni modo, mi non ho visto niente, no. Sbarrà o sbarrà, ma mi bare non ho visto niente. Che sta un giorno pericolo, sta proprio pericolo, una 20 mm che mi ha buttato su un apparecchio, proprio, ma me l'ha buttata da chi è lì, A 20 centimetri, te lo giuro, 20 centimetri, lì sta proprio un miracolo, che sta qualcuno che ha pensato per me, poi non passati qui, con la pistola, quelli e non passati altri, se sta lì a numerarli tutti perché non bisogna stare qui, messa allora, bisogna stare qui. Da capo avete, Vittorio, adesso siamo andati alla Marsala e là ci siamo presi i prigionieri e ci hanno portato in Africa, prima in Tunisia, poi in Algeria, a Orano. Siamo andati a Tunisi su una nave ne era che era scaricata, ne era carri armati e era un salone oltre grande, mi ricordo, e là si erano seduti come altri lì così, sempre là a pensare, adesso ne me nacco, il pensiero era sempre là, finché siamo arrivati a Tunisi anche lì bella la strada, no? E il giorno dopo, mi era radunata lì vicino al piazzale e dice chi è che vuole andare a fare i cuochi? No, tutti alzano le mani per andare a fare i cuochi, tipo malinate, no? Io ho sempre seguito la mia sorte, non ho mai, 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 sempre ho seguito la sorte, non ho mai una contro, perché mi diceva, sempre lì, il mio destino è quello, dico. E difatti, il giorno dopo il Saveschi è andato a fare le fosse pre-morti. Qui che a fare cose, no? Tutte le fosse che ha buttato tutti i morti perché a Tunisi sono stati morti, che sta proprio scontro ufficiale, che resta lì a film.
Gli americani ci hanno portato solo gli inglesi. Gli inglesi davano da mangiare in natura un po' di riso, un po' di pasta o burro, arrangiati e fatti da mangiare. Dunque, immaginate che la fonda della giacchetta hanno obbligato per far fuoco. No, insomma, siamo arrivati a Orano. A Orano siamo andati in un campo di concentramento. One for you, One, 741, che era grande come tre volte il campo sportivo di Orano, suddiviso steccati, su 12 steccati. Io ero il 12° steccato. Siamo rimasti 3 giorni senza bere e senza mangiare, no? Prima devi fuori dal campo, no? Lì vicino a noi, che era un forno, e dopo che era i panettieri fermati, perché lì era la fame, se soneva, no? Non si poteva andare fuori, perché andare fuori ti portava via e ti metteva dentro, insomma, ogni modo qua che la fame se va. E era un amico di Bozam che mi diceva: Marisardi, andiamo fuori, compriamo una pecora, compriamo bene e mangiamo. Ma dico, ma se ma devo attraversare, come fate a attraversare le feriaie? Dico, non c'è fuori. Io riuscivo ad andare da coso, l'ha menata bene, sono venuto. E che anche gli italiani che fanno i panettieri, se io compio del pane, cioè fanno una maiala del pane, a tutti i altri del pane, cioè io fanno una bella maiala, e dopo sparti tutto con gli altri. Ecco, dopo sono io dentro. Quando sono rimpatriato, sono in Italia a Lecce, da Lecce sono a Bari. A Bari ero nel campo sportivo lì, dopo che erano militari americani. Pensavo che ne deva gelato in mani e valori a me, di gelato anche in mani, era in guerra, pensavo che se ora un momento che non ti hanno una banda a mangiare, e gelato, c'è questo gelato, ci ho fatto quelle bevute di gelato, ci ho fatto, mi ricordo. E dopo lì, vi ho l'ordine, ne era denaro a casa. Dopo